Radio Radicale con Alessandro Di Battista, probabilmente una delle ultime sedute che lo vede qui come deputato. Allora, la cosa innanzitutto le volevo chiedere se lei ovviamente continuerà a fare politica, se il suo impegno proseguirà al di là del suo mandato di parlamentare. Sì, assolutamente. Innanzitutto buongiorno a tutti i radioascoltatori di questa radio. E, sì, io l'ho sempre detto, dal 2014 che lo dissi pubblicamente, che qualora fossimo arrivati a fine legislatura non mi sarei ricandidato, è una mia scelta personale, poi continuare a fare politica. Per me la politica è la più alta espressione proprio che un essere umano possa fare, per cui mi dedicherò sempre alla politica, farò campagna elettorale da non candidato perché credo fermamente nel Movimento 5 Stelle. E quindi tutto normale, certo, in un paese dove sono tutti abbullonati alle poltrone, guardo alla Boschi, questa scelta ha fatto un po' scalpore, ma insomma è la mia vita, io voglio tornare al mio mestiere e riprendermi anche in un certo senso un po' di libertà e continuando a sostenere le battaglie in cui credo e il movimento, però fuori dal palazzo. Per quello che è successo in questi giorni, lei prova un senso di, diciamo, di amarezza per questo scontro politico, per quello che abbiamo visto, non solo per la commissione banche, ma anche per gli atti che il governo sta per compiere con le nomine? Beh, ma io guarda, mi sono proprio rotto le palle di parlare della Boschi, di Renzi e Carrai. 2 anni fa presentammo la mozione di sfiducia, feci io il discorso in aula e già era palese il conflitto di interessi. La dovevano far dimettere 2 anni fa, si sono suicidati, chi è causa del suo mal pianga se stesso. A me interessa il risparmio dei cittadini. Io dico ai radioascoltatori che il risparmio sarà sempre in pericolo fino a che non verranno separate le banche d'affari dalle banche commerciali. Questo è il punto. Oggi molti italiani mettono i loro soldi in una banca pensando che la banca faccia la banca e basta, quindi credito al territorio, sostegno alle famiglie e alle imprese, invece la banca con quei soldi fa delle operazioni di speculazione, compra azioni in borsa, gioca in borsa, compra titoli tossici e poi ci si stupisce, no, dei crack bancari. Questo è il punto. Con il Movimento 5 Stelle al governo i cittadini saranno informati e decideranno se mettere i loro soldi in una banca che fa queste operazioni, ci saranno le banche d'affari e faranno queste operazioni legittimamente, ma il cittadino sarà informato oppure sceglierà di mettere i soldi in una banca commerciale, per intenderci, che fa la banca, ovvero che fa per carità profitto, le banche fanno anche profitto ma sostengono i territori. Questa è una proposta sacrosanta, come anche la riforma della governance di Banca d'Italia, perché devono sapere gli ascoltatori che di fatto il governatore della Banca d'Italia dipende dal governo, è vero che viene nominato dal Presidente della Repubblica, ma su suggerimento del governo, che poi dal Presidente del Consiglio, su suggerimento del Presidente del Consiglio, dopo un Consiglio dei Ministri. Questo non è possibile. Con il Movimento 5 Stelle al governo, il governatore di Banca d'Italia verrà votato da un'ampissima maggioranza in Parlamento, da tutti i deputati, tutte le forze politiche. Questa anche significa democrazia. A me interessa soltanto la tutela del risparmio, come è sancito dalla nostra Costituzione. Del resto, Boschi, Renzi, Carrai, basta, mi sono veramente stancato. Chi non vede il conflitto di interessi e questo utilizzo della cosa pubblica, dei ruoli istituzionali per scopi privati è in malafede. Francamente io me ne infischio di coloro che sono in malafede. Un'ultima questione, il Movimento 5 Stelle, questo è un interrogativo che pongono molti, anche leggendo le parole di Maio, si contaminerà con altre alleanze in caso la legislatura presenti delle grosse difficoltà? Questo è il punto interrogativo che si pongono in molti sul Movimento 5 Stelle. Sono 5 anni che parlano di contaminazione del Movimento 5 Stelle e guardate come siamo oggi, coerenti come il primo giorno. Possiamo piacere, non piacere, le nostre idee possono essere condivise o meno, questo è tutto per carità più che legittimo, ma non ci siamo contaminati con un sistema di potere che di fatto è partitocratico. Ricordo che Pannella parlava tanto di partitocrazia. E il progetto è semplice, noi puntiamo a stravincere le elezioni. Se dovessimo azzeccare la campagna elettorale, mi auguro di riuscirci, le potremmo stravincere. In quel caso avremo tanti, tanti, tanti parlamentari. Qualora non dovessimo arrivare ipoteticamente al 40%, ma avere l'incarico di governo come prima forza politica del paese, ci presenteremo alle Camere e faremo un discorso molto schietto al Parlamento. Il Parlamento tornerà a fare il Parlamento perché questi 5 anni, quel che ho visto, ma ormai da decenni il Parlamento è diventato un passacarte del governo e noi, fino a prova contraria, siamo una repubblica parlamentare, non una repubblica governativo-presidenziale. Siamo una repubblica parlamentare. Le leggi le deve fare il Parlamento, il governo deve fare l'esecutivo. Poi chiaramente il governo ha anche una responsabilità legislativa, per intenderci, ma le leggi le deve fare il Parlamento. Diremo al Parlamento che questo sarà il suo ruolo.
e diremo che come azione di governo abbiamo delle priorità che partono dall'abolizione della legge Fornero, all'abolizione di Equitalia, un sostegno straordinario alle piccole e medie imprese, alla creazione di una banca pubblica nazionalizzata di investimento capace di fare credito alle imprese. Questo non è populismo, la Germania è una banca pubblica di investimento. Una vera legge anticorruzione, questo tema è Berlusconi perché sa che una vera legge anticorruzione gli svuoterebbe il partito, e una legge sul conflitto di interessi, perché sono 30 anni che io sento parlare di conflitto di interessi e ancora i conflitti di interessi sono a centinaia, non soltanto riguardanti Berlusconi ma, come avete visto in questi mesi rispetto al caso banche, riguardanti anche il Partito Democratico, che più che un partito è una banca. Bene, io la ringrazio, ringrazio Alessandro Di Battista, naturalmente mi auguro di rivederlo, certo, anche qui nella prossima legislatura, no, anche come diciamo cittadino. Ogni tanto magari passerò a salutare, ho deciso appunto di prendere un'altra strada e questo farò. Bene, la ringrazio, grazie Alessandro Di Battista.